Benvenuti alla video recensione dell'Ellittica Diadora Arizona, un modello di fascia bassa che si può acquistare a circa 300 euro. Si tratta di un modello che, seppure molto semplice, presenta alcune caratteristiche innovative rispetto alle ellittiche più tradizionali. Se vi interessa acquistare questa ellittica, trovate il link all'offerta nella descrizione. La particolarità di questo modello consiste nella possibilità di regolare anche l'inclinazione, il che lo rende quasi un ibrido tra ellittica tradizionale e stepper. Grazie a ciò, è possibile allenare in modo più vario e completo gambe e glutei rispetto alle classiche ellittiche. Per regolare l'inclinazione bisogna interrompere l'allenamento e selezionare il livello desiderato tramite l'apposita manopola. I livelli disponibili sono tre. La Diadora Arizona è un'ellittica a resistenza magnetica. Si può impostare il livello di resistenza desiderato tra gli 8 disponibili tramite la manopola sotto la console. Il display LCD fornisce informazioni sull'allenamento in corso. Tempo, velocità, distanza, calorie bruciate, altezza stimata, inclinazione selezionata e frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca è rilevata dai sensori presenti sul manubrio centrale. La Diadora Arizona pesa in tutto 43 kg. Grazie al peso contenuto e alle ruote è molto facile spostarla. Tuttavia il peso ridotto comporta anche una minore stabilità rispetto ad altri modelli. Di conseguenza, la Diadora Arizona non è quindi consigliata per effettuare allenamenti particolarmente intensi. Il peso massimo dell'utente che questo modello può supportare è 110 kg. La Diadora Arizona è molto compatta, anche se non è pieghevole, ed è quindi un'ellittica particolarmente indicata per chi ha poco spazio in casa. Il nostro test conferma che la Diadora Arizona è un prodotto valido per chi vuole tenersi in forma anche ogni giorno con allenamenti a intensità moderata, anche prolungati, e magari non ha spazio sufficiente in casa per un modello più grande. Grazie per aver seguito questa video recensione, alla prossima!